canarini, scarabei, cani, ma anche uova al tegamino e motivi optical derivati dalla cultura rock. È il nuovo stile, ironico e pieno di vita, con cui Artemide ha deciso quest'anno di raccontare la luce. Dopo una lunga collaborazione con il maestro americano Elliot Erwitt, tutta giocata sull'essenzialità del bianco e nero, la parola va ai colori saturi e alle visioni iperrealistiche di Pierpaolo Ferrari, fotografo che si muove perfettamente a suo agio tra moda, pubblicità e arte contemporanea. Avevo vissuto il periodo di Elliot, di Artemide, per tanti anni, soprattutto con grande ammirazione perché vengo dal mondo della pubblicità. Volevo fare in modo di creare una nuova strada, ma non in rottura con l'idea di essere un autore. Lui vede la luce, ma vede anche la fisicità della materia che è attorno alla luce, che diventa protagonista. Lui dice sempre: sono dei personaggi. Sì. E sono dei personaggi che, come dire, vivono e comunicano attraverso il colore. In questo universo allegro e surreale incontriamo anche Jacob Lange, socio dell'archistar Bjarke Ingels. I due, insieme ad Artemide, lavorano al sistema Alphabet of Light, con il quale hanno realizzato una scritta nel cortile della statale. Abbiamo scritto una lunga frase che in pratica dice: "The quick brown fox jumps over the lazy dog." Questa frase è un pangramma, cioè una frase che utilizza ogni singola lettera dell'alfabeto almeno una volta. È quella che appare nel tuo computer quando fai un doppio clic su un font.